Pietro Figlioli, capitano della Nazionale Azzurra, un esordio positivo, soprattutto buona la presenza del pubblico, e questo ha dato forse un impulso in più oggi. Sì, assolutamente, quando c'è il pubblico diciamo che c'è l'Italia. E per noi è stato importante comunque dimostrare un gioco solido, comunque in difesa subire solo 4 gol, di cui magari anche 2 si potevano anche evitare. Era stata una buona prestazione da parte nostra. Primo tempo 3-0, poi un pareggio nel secondo 1-1, però poi insomma la forza della squadra è venuta a galla. Sì, 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 no, ma purtroppo non si può mai fermare gli altri a 0 gol, cioè mai dire mai, però noi ci impegniamo comunque a far quello, non è un segreto, meno gol fanno gli altri, più facciamo noi meglio è. Senti, questa è una tappa al Mondiale di Budapest, è chiaro, vi interessa relativamente, però con quale sfida andate a giocare in terra magiara? Guarda, non è assolutamente vero che non interessa, ogni partita per noi è importante perché comunque si costruisce un piccolo pezzo ogni volta. Questa è l'ultima prova, diciamo, prima dei mondiali, e addirittura per alcuni giocatori è anche il modo per dimostrare al mister che è pronto per il mondiale piuttosto che un altro. Campagna diceva: abbiamo vinto negli ultimi 7 anni sempre una medaglia, vorremmo raggiungere quota 8. Beh, non andiamo lì per partecipare, quindi sì, la medaglia non diciamo che è dovuto, ma comunque l'obiettivo è sempre vincere, ecco, ogni partita. Un'ultima cosa, Pietro, sei tornato qui alla Polo Caldarella, tu vieni spesso con il Recco, cosa hai trovato oggi in questa piscina aperta, l'unica in Italia, però ha un suo fascino? Sì, no, assolutamente, c'è anche un sacco di storia, tanti anni che comunque veniamo noi dalla Nazionale, ma anche prima, al tempo di Sando Campagna, è sempre bello venire qua, il pubblico è sempre caloroso, è sempre piacevole per noi.